secondo me è interessante è il fatto che oggi sempre di più ci sono degli strumenti che consentono di affrontare la complessità di decodificare la complessità della nostra vita, con cui stiamo imparando ad avere familiarità, ma stranamente lo stiamo facendo più a casa che in ufficio, nel senso che le aziende in un qualche modo hanno quasi un ritardo nell'apprendere, nell'abbracciare questi nuovi strumenti di comunicazione sociale, che invece poi quando siamo a casa usiamo tutti e usiamo in maniera anche evoluta e sofisticata. Quindi quello che cerchiamo di scoprire in questi giorni è anche da un punto di vista estremamente concreto e fattuale quali possono essere, se vogliamo, i trucchi e le cose da portare dalla casa all'ufficio in un qualche modo, cioè fare il percorso inverso nell'evoluzione della tecnologia. Se prima il computer è andato dagli uffici alle case, oggi l'iPad e l'iPhone sta andando dalle case agli uffici e sta cambiando il modo in cui si sviluppa il business e si sviluppano le conversazioni. Abbiamo qua Doc Sears che ha partecipato a scrivere un libro in cui si dice che i mercati sono conversazioni.